Un arresto e quattro misure interdittive, risultato dell'operazione dei carabinieri per l'omicidio, secondo le risultanze investigative, di una signora, una donna anziana, ricoverata in una casa di riposo. Il GIP Santi Bologna ha firmato il mandato per la collocazione agli arresti domiciliari per l'amministratore di Casa Serena, Giuseppe Calì, accusato di omicidio colposo e maltrattamento di anziani. Quattro le misure interdittive per altrettanti operatori, con il divieto di lavorare e svolgere la professione in comunità. Alloggio. L'indagine è nata dopo la morte di una donna di 85 anni, Anna Polizzi, il 29 di luglio del 2017 nella casa di riposo, così come racconta il colonnello Baldassare Daidone, comandante provinciale dei Carabinieri. Colonnello Daidone, da dove parte l'indagine e qual è stata la svolta? Allora, l'indagine parte nel luglio del 2017 con il decesso di una signora ricoverata. E da subito è apparso che c'erano delle anomalie, delle palesi anomalie, e per questo motivo abbiamo svolto delle opportune attività investigative. In particolare, dall'esame ottico è emerso che era stata somministrata una sostanza che alla signora non doveva essere somministrata. E per questo motivo poi sono partite una serie di attività investigative che hanno dimostrato l'omicidio colposo in capo appunto a Calì Giuseppe. Qual è stato il vero e proprio punto di svolta nelle indagini? Sicuramente le attività intercettive, cioè le attività investigative svolte nell'immediatezza hanno visto appunto da parte degli indagati una certa organizzazione finalizzata a cercare di eludere l'investigazione mettendosi d'accordo su quello che dovevano dire ai carabinieri che li interrogavano. Quindi da lì si è capito che sicuramente c'era qualcosa di poco chiaro. Circa il movente. Il momento, non, appunto, si tratta di un'ipotesi colposa, quindi molto presumibilmente è stato dato un medicinale per cercare di farla stare tranquilla la notte, e fra l'altro era un medicinale che non doveva essere dato. Grazie.